Ciao, mi chiamo Floriana e sto facendo questo video per fare dei tutorial. Ho iniziato da poco a lavorare la pasta fimo e ho realizzato qualcosa di carino. Vi faccio vedere quelli che ho fatto ieri. Ho fatto dei ciondolini a forma di crostatina, questi. Poi ho fatto delle calecca. Delle caletta, anche così. Ho fatto il locchicchi. Io metto sempre qua il chiodino per poter fare poi un ciondolo o qualcosa. Vedete? Poi ho fatto questi ciondolini. Questi sono dei cuoricini e vorrei realizzare un braccialetto con questi. Ho fatto anche le stelline, eccoli qua, non so se si vedono. Allora, poi ho fatto il bastoncino di zucchero, molto carino. Ah, poi ho fatto tante altre cose, aspettate, ve le faccio vedere. Queste sono già finite lucidate. Ho fatto una torta. Questa non l'ho tagliata a fette perché magari c'è qualcuno che vuole un ciondolino intero, una collana magari più grande. Questa invece l'ho tagliata solo una fetta, eccola qui. Una fettina, però mi sono dimenticata di mettere il gancino, quindi non so, possiamo attaccare una calamita e attaccare al frigorifero. Altrimenti sarebbe stato carino fare un orecchino e una collana. Questo è un altro tipo di torta, con le fragoline piccoline sopra. Si vedono, sì. Qui, vabbè, io adoro le lecca-lecca, quindi metto una grande lecca-lecca con il fiocco, bastoncino di zucchero verde, una bambolina col cerchietto. Poi io adoro le coccinelle, quindi ho fatto qualcosa. Un po' di coccinelle, ne ho tante. Vedete? Qualche coccinella. Le rose. Rossa. Gialla. Gli orecchini verdi. Poi vediamo cosa ho fatto. Poi ho fatto la fragoletta. Gli orecchini li avevo fatti uguali, però sono andati a ruba. Poi, vabbè, adoro le uova fritte. Eccole qua. Questa è un, non lo so, un soprammobile, una calamita. Ecco, mi piaceva fare questa cosa con le calle, l'ho fatta. Altro lecca-lecca, questa volta col fiocchetto. E questo è un serpente nel cestino, grazioso. Basta, questo è un sandwich. Poi, ah sì, questo è un ragnetto che ho preso, ho copiato da un tutorial che ho visto qua su YouTube di una ragazza che si chiama Rachele, molto brava, abita sempre in Sardegna come me. Comunque mi piacciono i suoi tutorial e ho realizzato questo ragnetto. Inizialmente aveva 6 zampine, però adesso ne ha 4 perché 2 si sono staccate. Vabbè, comunque è carino, resta in piedi da solo. Questo è il maialino. Questo. Questa è la rana. E insomma, ho fatto qualcosina e vorrei fare anch'io. Poi ho
Ho fatto anch'io qualche tutorial, vorrei fare magari qualcosina in più con le caleca piccolino. E spero che seguiate i miei tutorial e vi saluto. Ciao!